L'usura della banca centrale è dimostrata dal fatto che oggi, all'atto dell'emissione, la moneta ha un costo del denaro del 200%. Quindi, su queste premesse, la puntualità dei pagamenti non è possibile. Chi più lavora oggi, più si indebita. Ecco la ragione per cui il suicidio da insolvenza è diventata una malattia sociale. Quando l'imprenditore lavora, produce, ha dei margini di utile in moneta corrente, in moneta nominale, quando c'è in mano questa moneta pensa di avere in mano un valore. Questo valore può essere da un momento all'altro distrutto dalla decisione del governatore della banca centrale. Noi, ecco quello che succede alla borsa. Nella borsa noi abbiamo che molte famiglie hanno investito i propri risparmi in borsa, quindi hanno acquistato dei titoli. Questi titoli sono gonfiati o sgonfiati dall'arbitrio delle banche centrali. Ecco perché le speculazioni in borsa basano sulla imprevedibilità, e questa imprevedibilità è dimostrata dall'arbitrio che oggi sta nelle mani del governatore della banca centrale, che all'atto dell'emissione emette la moneta prestandola, quindi espropria, indebita la collettività nazionale. Quando circola questa moneta, circola moneta controllata dal vertice delle banche centrali, perché le banche centrali possono chiedere in restituzione il denaro dato in prestito, anche se questo prestito è una truffa, perché io quando emetto moneta prestando, esproprio, indebito chi crea il valore della moneta. Chi crea il valore della moneta non è chi la stampa, ma chi l'accetta. L'esempio dell'isola deserta: prendi un governatore, metti la stampa sull'isola deserta, è la prova che crea il valore della moneta e la collettività, non è il governatore. Quindi la moneta deve essere di proprietà dei popoli e non delle banche. All'atto dell'emissione, questo cambiamento noi lo possiamo fare utilizzando gli strumenti dello Stato di diritto. Potremmo avere o delle sentenze fatte dai magistrati, però mancano magistrati col coraggio di farlo. Noi abbiamo dimostrato ai magistrati la truffa fatta dalla Banca Centrale. E abbiamo portato davanti al Tribunale l'esempio di quello che è successo al ministro Andreotti. E quando è stato emesso sotto processo il ministro Andreotti, il procuratore generale della Repubblica di Roma, ha detto: noi abbiamo visto che è stato provato l'elemento materiale del reato. Quindi, se ci sia o non ci sia il dolo, lo deve dire il tribunale. E abbiamo messo sotto processo Andreotti. Questo principio per Duisenberg, per Ciampi e per Fazio non ha avuto valore. Noi abbiamo denunciato Ciampi l'8 marzo del 1993. Dopo un congresso fatto all'università. Naturalmente il nostro è stato un gesto clamoroso che voleva evidenziare la crisi del sistema monetario. E perché è chiaro che Ciampi, io prendo atto che Ciampi e Fazio hanno ereditato una prassi monetaria che era stata creata all'origine sul principio della riserva. La favola della riserva aveva giustificato la possibilità della truffa dell'emissione della moneta nominale. Naturalmente, magistrati che abbiano la statura, il coraggio di mettere sotto processo i governatori delle banche centrali non ci sono. Noi l'abbiamo visto nei fatti, perché tutti hanno detto: Auriti ha dimostrato che veramente all'atto dell'emissione si è creata la truffa. E la prova che io l'ho dimostrato è che io, altrimenti, dovevo essere sotto processo per calunnie, perché avrei detto, perché vuol dire che io ho detto la verità. Se avessi detto il fatto, io sarei stato un calunniatore. Ma io ho dimostrato
L'ovvio, perché quello che io ho detto basa sul notorio. All'atto dell'emissione la banca emette la moneta solo in un modo, prestando. Ecco dove nasce la truffa. Mentre la banca va, l'emissione della moneta va fatta accreditando, attribuendo la proprietà della moneta alle collettività nazionali, cioè singolarmente ai cittadini. Ecco perché Pound ha detto una grande verità, quando ha detto l'unico posto dove si può conservare validamente la moneta è la braca del popolo. Ogni cittadino deve avere la proprietà della sua moneta, ecco il CIMEC. E siccome noi abbiamo visto che nessun magistrato ha fatto una sentenza, nessun partito politico, tranne pochi casi di piccoli movimenti, per esempio Forza Nuova, per esempio il Fronte Nazionale, sono due movimenti che hanno accettato il programma della proprietà popolare della moneta, sono frange anche di estrema sinistra. Noi abbiamo avuto dei gruppi di comunisti, per esempio noi abbiamo a Forlì una sezione del Partito Comunista che ha preso in considerazione seriamente il principio della proprietà popolare della moneta. Naturalmente questi sono argomenti. Adesso è inutile che noi tentiamo di fare politica se prima non risolviamo il problema della proprietà della moneta. E quando noi vediamo che i magistrati fanno delle sentenze di archiviazione dei procedimenti, dopo che noi abbiamo denunciato Duisenberg, abbiamo detto Duisenberg ha il reato di truffa perché all'atto dell'emissione addebita ai popoli europei gli euro che deve accreditare. Dico, se io trasformo un credito in un debito, il proprietario in debitore, e lo truffo, è chiaro che io devo rispondere penalmente, perché la truffa è un reato di diritto penale uniforme in tutti i codici penali di tutti gli stati europei. E allora è inutile che noi parliamo di stato di diritto, perché chi va in galera è il ladro di polli. Noi adesso ci troviamo di fronte, è stato parlato, il Papa ha messo il dito sulla piava quando ha detto noi abbiamo le carceri pieni di delinquenti, pieni di gente condannata che va liberata. Ma perché? Noi dobbiamo capire che il mondo della delinquenza è un mondo di educande di collegio rispetto ai grandi delinquenti che guidano i vertici delle banche centrali. E quando noi cominciamo a capire, perché se noi prendiamo ogni delinquente e cominciamo a analizzare il caso, e allora io farei questa domanda: se tu delinquente, condannato, messo sotto processo, messo in galera, eccetera, avessi avuto all'origine un reddito di cittadinanza, cioè la tua quota di moneta che ti avesse garantito il soddisfacimento dei bisogni essenziali, tu saresti entrato nella logica della vita delittuosa, dell'attività delinquenziale o no? È chiaro che quando ci si trova di fronte a un costo del denaro all'origine del 200%, la possibilità della sopravvivenza viene messa in pericolo. Perché? Perché non c'è più la certezza del domani. Nell'impero romano questo non esisteva, perché questo problema non esisteva, perché con la moneta d'oro noi avevamo la moneta proprietà del portatore, e naturalmente questo significava che le carceri erano vuote rispetto ai tempi attuali. Le carceri sono piene perché chi comanda è l'usura. Non è vero che chi comanda è il rappresentante del popolo, no. Chi comanda è il padrone dei soldi.